Uomini e donne gossip, Rosa Perrotta insulta Giulia De Lellis. Cosa c'entra l'ex tronista Rosa Perrotta con Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea D'Amante e attuale concorrente del Grande Fratello VIP 2017? In realtà nulla, le due non si conoscono e non risulta neanche che si siano mai incontrate, eppure Rosa ha attaccato pesantemente la ragazza in una story Instagram che sta facendo il giro del web, nella quale anche se non viene mai fatto il nome della De Lellis, si capisce molto chiaramente che si sta parlando di lei. Rosa Perrotta dà della strona a Giulia De Lellis. Rosa Perrotta, infatti, ha pubblicato un video con degli amici omosessuali con cui si scambia emblematicamente la sigaretta affermando, ci sono i gay e poi gli strenzi omofobi. Il riferimento chiarissimo è al discorso di Giulia De Lellis che aveva dichiarato di non bere nel bicchiere e di non condividere le sigarette con drogati e gay, dal momento che è ipocondriaca. Anche Rosa Perrotta come Soleil Sorge, Antonella Mosetti, Carina Cascella e moltissimi altri si è dunque unita al gruppo di quanti, pur di avere la loro mezz'ora di celebrità hanno deciso di continuare a massacrare la De Lellis anche dopo quello che è successo lunedì scorso, con Alfonso Signorini che ha dato di matto insultando la ragazza e passando automaticamente dalla parte del torto. Solidarietà con la comunità gay o invidia? Il pubblico, che inizialmente comunque aveva condannato aspramente la fidanzata di Andrea D'Amante per le sue parole non proprio felici, anche se indubbiamente travisate e meno gravi di quanto sono state fatte passare, ora inizia però a essere un po' stufo di tutti quelli che, non sapendo che dire, parlano di Giulia massacrandola sui social senza che lei si possa difendere, visto che è nella casa. E qualcuno insinua anche che Rosa avrebbe voluto essere al posto di Giulia, visto che ha partecipato anche lei ai provini per il Grande Fratello VIP, ma è stata scartata. Non è che, più che indignazione e solidarietà nei confronti della comunità omosessuale, la Perrotta ce l'ha con la De Lellis perché si trova dove si voleva trovare lei e nella casa del GF VIP? Per la serie, la volpe che non poté arrivare all'uva disse che era acerba e.